Bene, sono le 17:10 di lunedì 30 marzo, questo è RKO News, uno spazio dove, insomma, qui su RKO commentiamo le notizie della giornata. Io sono Marco Chiffi dagli studi di Lecce, mentre in collegamento c'è Paola Pagone in diretta da Bari. Ciao Paola. Ciao Marco, ciao a tutti. Sì, ognuno da casa sua, sì. Io resto a casa, però riusciamo ad essere, insomma, in diretta, quindi facci sentire un po' per dargli aggiornamenti del giorno a quest'ora tarda, insomma, del pomeriggio, esatto. Prima che inizi la sera. I potenti mezzi della radio, direi anche. Ci sono davvero tante possibilità che non avremmo mai creduto di poter utilizzare, no? Sì, sì, infatti... Invece sono disponibili. Infatti RKO, lo ricordiamo, ha uno studio anche fisico nel foyer del Teatro Kismet di Bari, però in questo periodo la programmazione invece avviene grazie, insomma, ognuno trasmette in diretta dal proprio studio domestico e quindi... Però noi ce l'abbiamo fatta, insomma, ad essere qui in diretta entrambi e quindi bene, saremo insieme. Devo anche ringraziare davvero tutti gli speaker di RKO che si sono resi disponibili per imparare anche cose che non sapevano e hanno imparato a gestire da soli dirette da il nostro malgrado, insomma, il povero studio al Teatro Kismet, lo ricordiamo con piacere e rammarico, speriamo di tornarci quanto prima, però nel frattempo stiamo imparando davvero tante cose nuove, penso che possa essere comunque il lato positivo di questa situazione. Sì, sì, sicuramente tra gli aspetti positivi c'è... Paola, ci sei? Ci sono, io okay, ci sono. Ok, sì, abbiamo ogni tanto qualche parola che va via, ma insomma penso che sia anche normale, vista un po' la situazione. Comunque, sì, sicuramente è un periodo di quelli dove, insomma, studiare, approfondire, imparare serve tantissimo e anche noi... qui su RKO lo stiamo facendo, insomma, ci sono stati tutti i nostri colleghi che si sono ingegnati sulle varie possibilità di trasmissione da casa, quindi anzi vi ricordiamo che anche la giornata in realtà di RKO poi continuerà anche oltre le 18, quindi anche quando noi finiremo con altri programmi sempre in diretta, sì, qui su RKO. Poi dopo, appunto, alle 19 abbiamo Diversus con Luciana Manco, che stasera parlerà del sesso virtuale, di come si svolge, quali sono le tendenze e che impulso ha avuto in questo periodo. A seguire Out of Nowhere con Tommy Bombino e alle 20 invece Edizioni con Gianluigi Trevisi, lo storico fondatore di Time Zones, insomma, che ci regala sempre il lunedì sera delle magnifiche trasmissioni, ecco, davvero davvero molto colte, interessanti e piene anche di commenti, che è sempre un piacere ascoltare. Assolutamente. Io direi di ascoltare subito il primo brano e lo lancio riprendendo un po' quello che è il... diciamo questo almanacco che facciamo qui ogni puntata, perché oggi 30 marzo sono nati niente poco di meno che Tracy Chapman nel 1960, uh-huh. Eric Clapton nel 1945 e Norah Jones nel 1979. Ovviamente non sono gli unici, ma sono, insomma, tra gli artisti sicuramente più importanti. E direi che cominciamo questa puntata ascoltando un brano di Tracy Chapman che si intitola Sub City. Poi torniamo qui e cominciamo un po' a parlare delle notizie della giornata. Say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the disguise of their fellow man. Here in Sub City,
happens exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked the back ends. I'm at the mercy of the world. Guess I'm lucky to be alive. Here in South City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give Mr. President my honest regards for this regarding me? They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. They never stop to think we might have just one hand out. Way to make an honest living. Living. This ain't living. Tracy Chapman con Sub City qui su RKO News. Siamo in diretta, saremo insieme fino alle 18. Siamo perché ci sono io che faccio anche regia qui da Lecce, c'è invece Paola in diretta da Bari, ma ce la faremo, ce la faremo. Ce la faremo, sì, è davvero una bella sorpresa, insomma, essere ospite tua. E comunque spero che anche gli ascoltatori possano partecipare, sentirsi proprio chiamati in causa in prima persona. Vi invito a scrivere, a mandarci dei messaggi, ma anche dei WhatsApp audio al 351-6776-164, perché magari così, dato che parliamo di notizie, ognuno potrebbe avere anche la propria opinione, piuttosto che avere occasione di segnalarci qualcosa che ci è sfuggito. Assolutamente, dovete partecipare e lo potete fare con dei messaggi, con dei anche messaggi vocali. Noi siamo qui, insomma, a leggerli, ad ascoltarvi e ad ascoltare un po' quello che avete da dire. Vi ricordo anche che ci potete ascoltare dal nostro sito rkonair.com e poi ovviamente ci sono anche tutti gli altri social che sono sempre molto attivi in questo periodo. E va bene, detto questo... anche troppo, forse. Anche troppo, esatto. Detto questo, Paola... Andiamo alle notizie. Notizie... Tra forse la più importante di oggi, almeno di oggi, poi è sempre relativo, perché una cosa che notavo è che solitamente i giornali, soprattutto stampati, escono a mezzanotte, quindi hanno comunque quella latenza di riepilogo, no, delle notizie. Poi ci sono i siti che hanno tutt'altra velocità, ma in questi giorni la velocità è triplicata ovviamente dal numero di informazioni che ci arrivano in ogni momento e che raccogliamo in giro. Sebbene devo dire che in questi giorni praticamente non si è parlato altro che di coronavirus, mentre magari nella giornata di oggi, di ieri, incominciano ad apparire alcune notizie che sono magari un po' legate ad altri fatti. E incomincia quindi forse a vedersi la luce anche da questo punto di vista. Evidentemente la pressione si sta un pochino allentando e c'è la possibilità anche di guardare un po' oltre. Ma insomma, speriamo, visto che in realtà abbiamo forse anche perso il tempo, cioè perso proprio la cognizione del tempo, c'è anche su Repubblica un calendario con tutte le tappe, no, delle chiusure dell'ultimo mese, e le riepilogo perché poi insomma introduco anche la notizia. Il 4 marzo sono stati chiusi scuole e atenei. L'8 marzo le zone arancioni, quindi quelle più colpite, sono diventate diciamo rosse, ma sono anche stati limitati altri spostamenti in entrata e uscita da diverse zone. Il 9 marzo tutta Italia è diventata zona protetta. Il 21 marzo chiuse invece tutte le aziende non strategiche fino al 3 aprile. E quindi la domanda è: sarà fino al 3 aprile? No, chiaramente si dicono non andrà proprio così, di sicuro si arriverà fino a Pasqua,
Questa è la notizia del giorno, con nostra preoccupazione su quello che accadrà anche dopo, perché alcuni scenari, ecco, parlano anche di un cambiamento delle abitudini poi a seguire il rientro dell'emergenza. Nel momento in cui la vita tornerà normale, non è detto che poi davvero tutto possa tornare così come era prima. Io non so se dar retta a queste voci. Francamente, guardando la situazione di Wuhan, chiaramente guardavo ieri in TV delle riprese per le quali, insomma, la città era separata, era divisa in quartieri con una specie di Mississippi, come si chiamano, i divisori in gomma, in plastica. Sì. È vietato appunto spostarsi da un quartiere all'altro, le attività, i negozi sono ancora chiuse, lì voglio dire siamo oltre 2 mesi, quindi insomma potrebbe essere ancora un po' lunga e dobbiamo pensare al futuro cercando di trovare una soluzione anche per quello che riguarda la nostra quotidianità. Assolutamente, infatti si parla molto di quello che troveremo dopo, no? Sembra quasi di avere fuori casa una zona di non lo so, una situazione post-nucleare che non conosceremo, che poi insomma un domani usciremo e scopriremo un po' quello che ci sarà. In realtà in parte è anche così, proprio perché è una situazione questa inedita che non è mai successa, ma soprattutto ci porta anche a fare un po' di ragionamenti dal punto di vista sia umano che anche economico, per capire un po' quello che succederà. C'è Repubblica che in prima pagina oggi titola appunto a casa fino a dopo Pasqua. Quindi sostanzialmente si sta ragionando, c'è già la data del 3 aprile famosa che ci stiamo portando avanti da diverse settimane, è già posticipata, si può dire, non ufficialmente, ma ormai ci siamo, quindi si parla comunque già di posticipare qualsiasi tipo di pensiero alla metà di aprile, no? Poi... Tobia ce l'aveva detto in privato, in realtà, che lo temeva, insomma, che prima di Pasqua non sarebbe ripartito nulla. La sua previsione purtroppo si è avverata, quindi lo salutiamo. No, oltretutto poi si tratterà anche di capire di che cosa riapre, cioè di come poi soprattutto il governo deciderà di affrontare il dopo chiusura, no? Infatti si parla di aprire prima fabbriche, cantieri, di andare quindi in maniera graduale ad aprire diversi settori produttivi e poi via via tutto il resto, anche se poi credo che in realtà la distanza di sicurezza, le mascherine, i guanti è una cosa che ci porteremo avanti ancora per un bel po'. Poi vedremo. Comunque sia, le scuole sicuramente restano chiuse, questo ormai è certo, si completerà l'anno scolastico con le video lezioni e stanno trovando la maniera di gestire anche gli esami di maturità e gli esami di fine corso, si va poi all'anno prossimo, ci sarà tutta l'estate e lì sì, davvero si spera che qualora dovesse esserci qualcosa di strano, un ritorno, come si dice, la seconda ondata di contagio, qualsiasi cosa possa accadere, in ogni caso si spera che per quelle date sia disponibile anche un vaccino, eventualmente. Certo. Quindi in ogni caso dovrebbe essere un po' più superata la situazione. Certo. Oltretutto mi sembra che in realtà, vabbè, per quanto ci siano differenze enormi tra scuola, tra il sistema scolastico e universitario invece, però insomma mi sembra che l'università in parte poteva già essere più o meno pronta diciamo alle lezioni a distanza, a tutto quello che significa questa situazione. Molta gente si è anche riuscita a laureare in questi ultimi 3 mesi, no? Paradossalmente. Anche notizie dirette di chi appunto era sempre in giro per lavoro e in questo periodo è riuscita appunto a fare gli esami, a portare avanti questo progetto di formazione che comunque richiede tempo. Le università indubbiamente consentono poi uno degli strumenti migliori. Devo dire
No, vai, vai, vai. Non volevo... No, no, no. Leggevo anche un articolo legato anche a tutto questo discorso del post, cioè di quello che succederà dopo. Sulla questione del c'è anche un approfondimento sull'edizione cartacea di Repubblica di oggi, test per gli immuni, così finirà l'isolamento, no? Una sorta di test, come lo possiamo chiamare, una ricerca per scoprire praticamente chi sono gli immuni al virus, per capire appunto chi può ancora infettarsi e chi invece ha già gli anticorpi, quindi chi è veramente immune. Questo soprattutto per creare una situazione di contenimento e di monitoraggio poi del esatto, della popolazione poi infetta effettiva. Sì. Il discorso si sviluppa in questi termini, cioè per fare il tampone viene prelevata un po' di saliva su una specie di cotton fioc, no? E poi viene analizzato, la risposta arriva dopo diverse ore. C'erano dei test sperimentali che avrebbero consentito di far giungere questa risposta del tampone nel giro di 2-3 ore, però poi io ho letto, ho saputo insomma che c'era in studio questa soluzione, ma non ho avuto notizia dell'effettiva messa in opera poi di questo nuovo tampone. Quindi in questo caso invece dei test ematologici consistono nel prelievo del. La risposta in questo caso non è proprio sicura al 100%, cioè già il tampone in sé comunque sia da una... È fallibile, certo, non ha un'efficacia al 100%. Ecco, l'attendibilità del test ematologico è inferiore rispetto a quella del tampone, però ha senso farlo perché comunque sia consente di avere uno screening, una panoramica più o meno di quella che potrebbe essere la popolazione coinvolta. È stato studiato questo sistema intanto per monitorare la situazione all'interno delle strutture sanitarie e poi non vedo perché non possa essere appunto utilizzato anche nella popolazione. Potrebbe essere davvero un buon metodo per gestire, per capire grosso modo quello che sta succedendo, tanto si sa che effettivamente i dati che abbiamo non sono proprio quelli reali, sia per quanto riguarda i decessi, sia per quanto riguarda gli infetti reali. A questo punto tanto vale poter allargare il campione e avere il polso della situazione in maniera un po' più ampia. Oltretutto il discorso del monitoraggio è un discorso che, insomma, che abbiamo affrontato anche settimana scorsa per tutto quello che riguarda anche la privacy, no? Ci sono anche governatori come quello della regione Veneto, Zaia, che dicono sì, bisogna assolutamente rinunciare alla privacy perché abbiamo bisogno dei vostri dati per monitorarvi, per tracciare gli spostamenti, per aiutare appunto il monitoraggio e quindi il contenimento anche della diffusione. Sul numero di oggi del Corriere c'è anche un articolo che approfondisce questo aspetto negli Stati Uniti. Infatti nella Silicon Valley ci sono, diciamo, è stato fatto un accordo con delle aziende della Silicon Valley, tra cui Facebook, Google e altre, per controllare gli spostamenti e bloccare il contagio. Un aspetto molto interessante di questa situazione, che ripeto non è nuova ma se ne parla già da qualche giorno, riguarda la posizione di chi difende i diritti civili negli Stati Uniti, che voglio dire sono movimenti molto aggressivi, insomma molto, molto determinati. Uh-huh. E già loro hanno, diciamo, aperto un po' la porta, stanno un po' cedendo, perché dicono prerequisito della libertà è la salute fisica, quindi dicono ok, se serve cedere un po' della nostra privacy allo Stato per poter mantenere la salute fisica, ci siamo, lo possiamo fare. Quindi anche questa è una posizione abbastanza particolare di queste... È un tema che comunque sia davvero dovrà essere sviluppato, cioè proprio il concetto di democrazia in questo caso secondo me va un po' rivisto,
parliamo di democrazia e parliamo di accesso all'istruzione, e in questo momento l'accesso all'istruzione è relegato alla disponibilità di attrezzature tipo computer, tablet, telefonini, quindi c'è una separazione classista in questo senso, chi non ce l'ha deve trovare altre soluzioni o deve essere aiutato. Certo. Ugualmente il tema della sicurezza e salute rispetto appunto alla tutela delle libertà individuali è un altro problema che in questo momento dovrà essere affrontato nel nuovo modo in cui il concetto di democrazia avanzata verrà poi concepito. Certo, non certo. so se ha senso parlare di quello che possiamo individualmente pensare, le opinioni personali. È sicuro che in questo momento non c'è una pubblica opinione che si rappresenta tramite qualcuno, sì, e che esprime un'opinione, diciamo, di fazioni, di parti, di partiti. In questo momento c'è tanta confusione, quindi bisognerà aspettare un po', e probabilmente questo aspettare comporterà intanto l'avvio di alcune procedure, così come è successo in Corea, così come è successo anche in Cina. Sì, sì, anche in Cina, dove certo. Sì, oltretutto è stato volontario anche. Sì, 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 si parla spesso anche della differenza culturale, no? Che c'è tra i cittadini occidentali e orientali. Oltretutto notizia di pochi minuti fa, o insomma di qualche ora fa, che in Ungheria praticamente il Parlamento ha dato pieni poteri a Orban per combattere l'emergenza coronavirus, anche se lì ci sono tipo 400 casi ufficiali e 13 morti, quindi si parla ancora di numeri bassissimi, però fatto sta che si parla già di colpo di Stato bianco in Ungheria, quindi vedremo un po' anche lì quello che succede. Va bene, direi di ascoltarci un altro brano e poi torniamo, insomma, proseguiamo con la nostra un po' rassegna stampa. Vi ricordo, se volete partecipare con noi con un messaggio vocale, c'è il numero WhatsApp 351-6776-164. Stupid, stupid, stupid.
Bene, sempre qui in diretta RKO News fino alle 18. Ci sono io in diretta da Lecce e c'è Paola in diretta da Bari con i potenti mezzi di RKO. Qui andiamo in diretta. Vi ricordo che questo programma RKO News è un insomma, noi siamo qui, saremo qui tutta la settimana dalle 17 alle 18, quindi insomma, come orario sappiate tutti che ci trovate qui ogni giorno in diretta. Questo è già una notizia. Tutti i giorni escluso il weekend, perché nel weekend ci prendiamo tempo libero per svagarci con la musica, esatto. Vabbè, insomma. Se dovesse arrivare qualche notizione ci inseriremo a gamba tesa, per carità. Sì, sì, è che sì, ormai sì, credo sì. Che il peggio sia passato. Se scoppia, se scoppia improvvisamente una dittatura qui in Italia, noi siamo, esatto. Faremo una diretta subito, proprio ora per ora. vedremo un po'. Perché poi si sa che queste cose succedono sempre nei momenti in cui meno te l'aspetti, tipo il 15 di agosto, sai, il giorno di Natale, sì, la domenica, quindi... Beh, infatti se ricordi, l'Italia è diventata praticamente tutta zona rossa, era tardi, erano le 10 e mezzo di sera, insomma, non in orario, diciamo, proprio normale. Il lavoro, quindi, sì, esatto. Sì. Quindi magari c'era qualcuno che stava già dormendo, si è svegliato la mattina dopo e dice, ah, non vado al lavoro oggi? No? Sto a casa? Ok, va bene, perfetto. Nel frattempo però notizie rincuoranti arrivano dall'Albania, giusto? Mm-hmm. Arrivano gli aiuti proprio dall'Albania, che sente vicina come da sempre l'Italia, come appunto un paese fratello, no? Hanno inviato 10 medici e 20 infermieri e ne ha parlato appunto il premier albanese Edi Rama. In un videomessaggio che è stato trasmesso anche sulle principali emittenti televisive nazionali, molto accorato, devo dire, molto, molto vicino. Sì, gli albanesi sì. Hanno sempre avuto a cuore l'Italia, non c'è niente da fare, non si sono tirati indietro in questo momento. Quindi non soltanto i paesi comunisti come, sì. Diciamo, come la Cina, esatto. E Cuba, no? Esatto, che hanno inviato aiuti, anche i russi sono arrivati, Sì, ora sì, anche sì. L'Albania ci dà una mano. Sì, oltretutto c'era questa, si approfondiva questo aspetto notando come un po' sembrava un modo da parte di tutti questi altri paesi di fare un passo avanti rispetto agli Stati Uniti per quanto riguardava i rapporti soprattutto diplomatici, no, con l'Italia. Cioè c'era un po' questo retropensiero su questi aiuti. Oltretutto, diciamo, un aiuto dall'Albania che ritorna, perché non ricordo, ma credo 2 o 3 mesi fa c'era stato un terremoto, no, in realtà diversi mesi fa c'era stato un terremoto in Albania. Eh sì, terribile. E dall'Italia, soprattutto dalla Puglia, gli aiuti sono stati immediati, fatti veramente con grande interesse e con grande cuore. Eh sì, siamo davvero vicini, noi in Puglia lo sentiamo in maniera particolare, anche per i tanti cittadini albanesi che poi si sono trasferiti stabilmente insomma, nella nostra regione, certo. E continuano a vivere qui. C'è una differenza culturale, l'Albania è tipicamente una nazione a base musulmana e l'Italia comunque cattolica, ci sono alcune differenze comunque che riguardano anche la morfologia del paese, l'Albania è profondamente montuosa, insomma ci sono tante differenze, però ci sono anche tantissime cose in comune, quindi chiaramente in questi momenti poi la vicinanza fa la differenza. Assolutamente, no? Assolutamente, infatti anche nel resto, insomma, abbiamo già accennato ad altri paesi che stanno comunque aiutando il nostro. E oggi, poco prima della diretta, ho letto un articolo invece su come viene giudicato l'approccio del nostro paese per quanto riguarda l'emergenza del coronavirus. E dagli Stati Uniti un po', diciamo, tirano le orecchie dicendo all'inizio avete fatto poco,
perché siete andati, non avete chiuso da subito come è successo, diciamo, anche in Cina, anche se pure in Cina hanno aspettato diverse settimane prima di chiudere tutto il paese e tutte le zone, però avete sottovalutato tantissimo l'epidemia, e questo in parte è vero, sì, perché ci ricordiamo anche il famoso video di Milano, Milano non si ferma, che era stato condiviso anche dal sindaco di Milano Beppe Sala, insomma, anche Zingaretti che incontrava la gente a Milano, Sinavilli, stringeva mani, eccetera, insomma, ripensando... Sì, è risultato positivo al Covid, esatto, poverino. Esatto. Sì. No, ripensandoci adesso fa un po' strano, no? Però in realtà... è anche un ragionamento un po' sbagliato, cioè andare oggi a riprendere quelle immagini, perché anche lo spirito di tutti noi era tutt'altro. Poi è chiaro che magari noi cittadini ci aspettiamo che siano le istituzioni ad essere un passo avanti rispetto a noi, quindi forse un po' di responsabilità qualcuno ce l'ha nell'aver un po' sottovalutato, sì, non c'è stata cosa. Sì. È vero, però sta succedendo in tutte le nazioni, devo dire. È successo in Inghilterra, è successo in America, sta succedendo in Svezia, dove appunto dicono: ma tanto non c'è problema, noi ce la caveremo, e lasciano i pub aperti, i bar aperti, le attività aperte, no? Certo. C'è una sorta di ingenuità, diciamo, che io attribuisco alla dichiarazione di Trump riportata nel radiogiornale di oggi. Lui diceva praticamente: chiesto un tot mascherine, il secondo giorno me ne hanno chieste il doppio, il terzo giorno me ne hanno chieste 5 volte tanto, ma secondo me questo a New York, secondo me questi se le rivendono. Certo. Voglio... sì. Ci stanno facendo un business, sicuramente, quindi vorrei lui non ha ancora capito proprio probabilmente la portata del problema, e chiaramente è una cosa che si scopre soltanto nel momento in cui si vive una situazione di questo tipo. No, non l'ha capita, e oltretutto c'è Ci sei, Paola? Sì, ogni tanto purtroppo ti perdiamo c'è il collegamento che salta, ma questo è, come si dice, il bello della diretta, quindi va bene così. Sì, diventeremo più sciolti. Sì, e incoscienti, sì. Assolutamente. Anche. Assolutamente. No, la cosa di Trump è che poi comunque anche tutto questo suo modo di fare probabilmente avrà delle ripercussioni anche sulla campagna elettorale. Non dimentichiamoci che comunque sono gli ultimi mesi prima dell'inizio della campagna elettorale vera e propria, quindi insomma c'è anche un po' una situazione anche ben più ampia forse che deve cercare di affrontare. Comunque invece, tra i paesi che stanno facendo qualcosa di bello, stanno facendo bene, oltre all'Albania che abbiamo accennato a essere un paese insomma che ci sta dando una grossa mano, in Europa il Portogallo si distingue un po' dagli altri perché mette in regola tutti i migranti nel paese. Il governo Costa, leggo, stanzia 9,3 miliardi di euro per sostenere aziende e lavoratori a corto di liquidità, e praticamente loro hanno deciso di mettere in regola tutti i migranti proprio per dare la possibilità anche a chi è magari immigrato, quindi non ha una posizione ufficiale per poter accedere alle cure, di poterlo fare. Nonostante comunque in Portogallo ci siano state sino ad oggi 100 vittime e 5.000 circa contagiati, anche se il picco è atteso ancora tra un mesetto, quindi... però insomma si distingue, come anche si distingue la Svezia, non so se hai avuto modo anche... Ne parlavamo prima, sì. La Svezia, che loro sono fantastici, sono sempre un passo avanti, ma bisognerà capire però nei prossimi tempi se avranno... Se alla fine hanno avuto ragione loro oppure no, vedremo, insomma. Anche il Giappone, devo dire, alla fine, no? Risulta essere un paese in cui non è stata
decretata la chiusura di tutte le attività. Sì. Quel video che poi è diventato virale, che parlava del farmaco giapponese capace di appunto aiutare, non di risolvere il problema, non si tratta di un vaccino, però comunque sia di aiutare, un po' come il farmaco antireumatico che utilizziamo qui. Sì. Aiuta la sanitaria individuale. Sì, sì. Questo ha consentito al Giappone di comunque sia mantenere tutto aperto, garantire la possibilità ai cittadini di sfruttare gli spazi, le piazze, le strade, i parchi. Le riprese di questo video appunto ritraevano una nazione che sembrava non toccata assolutamente da questa crisi mondiale. La scena surreale. La Svezia, per l'appunto. Sì. Da capire che cosa sta succedendo poi in questi giorni, perché si arrivano un po' a singhiozzo, quando arriva in notizione tutti ne parlano, poi sparisce un po'. Evidentemente bisogna saper distinguere, bisognerebbe un attimino approfondire per distinguere tra quella che poi è la situazione reale e come si va evolvendo, chiaramente. Certo. Potrebbero essere cambiate le cose in base pure al livello di assolutamente contagio. Assolutamente. Svezia, naturalmente. Staremo a vedere che succederà, però io personalmente sono abbastanza curioso di vedere quello che succederà in questi paesi anche nei prossimi tempi, ma ripeto, con curiosità, sperando sempre che vada tutto bene e che le persone contagiate possano gradualmente in tutta Europa e in tutto il mondo scendere. Però è interessante vedere appunto le prese di posizione, visto che insomma noi in Europa siamo stati i primi, a quanto pare sta lentamente passando, ma vedremo, insomma, vedremo un po' quello che succede. Ci ascoltiamo, direi, un altro brano, poi torniamo per l'ultima parte e così raccontiamo di cose un po' più frivole, diciamo, un po' più leggere. Ok, vai. Thank you.
I am the Walrus qui su RKO News, siamo sempre qui in diretta divisi con una redazione appunto divisa tra Lecce e Bari, ma ci siamo sempre qui e saremo sempre qui per tutta la settimana dalle 17 alle 18, quindi mi raccomando segnatevi 17-18 rkoonair.com il nostro sito, vi ricordo anche il numero di telefono 351-6776-164. Paola, ci sei? Sì. Io ci sono. Perfetto. Ricordo pure che è possibile effettivamente scriverci in chat, nel senso che nel momento in cui avete voglia proprio di scrivere in tempo reale, cosa che sta funzionando moltissimo per esempio per l'aperitivo del weekend con le Assi DJ, sì. C'è la possibilità, aprendo l'episodio su Spreaker, la puntata proprio, la diretta, scrivere sotto, c'è proprio lo spazio chat, quindi potete scrivere esattamente quello che vi va, è molto semplice, non è necessario fare iscrizioni complicate, insomma, Spreaker, ok, potete così darci un po' una voce. Dovete, e farci sentire. Dovete assolutamente farlo, sì, tanto noi siamo qui con, insomma, ci scambiamo due chiacchiere davvero sulle notizie principali della giornata, quindi almeno ci fate sapere anche voi in ascolto cosa state facendo, dai, diciamo così. Marco mi sta proponendo di essere più o meno un ospite fisso, eh. Io non so se questo sia un vantaggio o uno svantaggio, motivo no. Per cui invito anche gli altri collaboratori di RKO, oltre agli ascoltatori, insomma, di essere partecipi del programma, si tratta di fare un po' il punto della giornata, sì, capire un po' quelle che sono le notizie che attirano di più la nostra attenzione, quindi... No, assolutamente, anche perché, insomma, qui su RKO cerchiamo... comunque di continuare ad avere un palinsesto bello ricco, infatti sta continuando tutto come al solito, anzi stiamo facendo anche tante attività in più come quelle del weekend, infatti imperdibile, io devo dire che sabato sera, dopo aver ascoltato anche i programmi precedenti, ma quando è partito il sabatone con Tobia Lamare, c'è stato un... abbiamo fatto il sabatone in cucina mentre preparavamo la cena, quindi è stato veramente, veramente una cosa da ricordare. Comunque, detto ciò, Paola, vuoi ricordare i prossimi programmi invece di questa sera qui su RKO? Li ho detti prima, li ripeto perché comunque sia potrebbero risultare interessanti, insomma. Luciana Manco ci tiene compagnia a partire dalle 19 per quanto riguarda appunto il suo programma che si chiama Diversus, e questa sera ci parlerà nello specifico di sesso virtuale. Quindi io immagino che ci sarà un bel po' in questo periodo, secondo me potremmo tutti imparare di più anche da questa cosa, quindi scoprire cose che non immaginavamo, che ne sai. A seguire alle 19 alle 18 alle pardon diciamo qualche numero a caso vai alle 20 Tommy Buonvino con il suo Auto Nowhere, che poco fa appunto mi scriveva, saluto Tommy, ciao, che mi scriveva quasi faccio una puntata dedicata alla musica da quarantena. Il povero Tommy ha affranto perché sebbene sia uscita la nuova data del Primavera Festival, lui come tutti gli altri, insomma, non sono così convinti che queste date andranno in porto. Primavera è stato spostato da fine maggio, cavallo con giugno, a invece fine agosto, dal 24 al 30 agosto. Date fantastiche per tutti noi nati nella Vergine, che potevamo andare a festeggiare lì a Primavera, ma invece... ho sentito tutti gli amici sarebbero voluti essere lì, e tutti mi hanno detto guarda, mi sposto la prenotazione dell'albergo, ma i voli col cavolo che li faccio, perché non ci credo. Certo, è un po' presto, perché perdere altri soldi per i voli, no. Quindi era un po' affranto per questo, probabilmente, ma si consolerà e ci consolerà con un po' di musica. A seguire Gianluigi Trevisi. Gianluigi Trevisi è un col suo programma che si chiama Sedizioni, in questa fase così complicata, non potendo venire in studio, è stato perfettamente in grado di organizzarsi, no? Sì. Quindi si registra
ho il privilegio di montargliela, purtroppo appunto non ho la possibilità di registrarla tutta di fila, quindi avendo qui la possibilità di sentire prima, Certo. devo dire sempre un piacere oltre che un onore, quindi Beh, la consiglio vivamente. oltretutto un programma elegantissimo, quindi veramente seguitelo perché la È sera. interessante. Sì. Va bene, io direi di chiudere questa puntata con l'eroe del giorno. Questa non è una rubrica, ma potrebbe, cioè, Potrebbe sarebbe bella, diventarlo. potrebbe diventarlo. Ma l'eroe del giorno è un 57enne di Surbo, ciclista, uno con la passione per le bici, che ha deciso comunque di uscire di casa oggi, di farsi un bel giro, solamente che è arrivato a Otranto, sapete che. Voglio dire, viviamo tutti in quarantena, quindi uscire di casa è già di per sé molto complicato. Bisogna portarsi l'autocertificazione. Un giro in bici, evidentemente, non era proprio il motivo ideale di uno stato di necessità, come recita l'autocertificazione. Fatto sta che lui ha incontrato purtroppo una pattuglia, era lì in bici e preso dal panico. Cercando di sfuggire alla pattuglia, non ha preso, avrebbe potuto correre per strade diverse con la sua bici, invece si è tuffato in mare ed è entrato direttamente con la sua bicicletta, così sfidando anche temperature non particolarmente calde dell'acqua, si è lanciato. Ci sono delle foto meravigliose, meravigliose di lui in acqua con la bici, vi starete chiedendo se quest'idea geniale, possa averlo salvato dal verbale. No, quindi, pagherà una No. multa di 400 euro, così, quindi magari un giro, gli è venuto fuori un giro di bicicletta un po' Costoso, costoso, sì, forse eh? meno Sì. costoso della bicicletta che portava, ma insomma sicuramente costoso, vabbè. Insomma, ragazzi, ci sono tanti modi per passare il tempo. Ecco, questo è un altro, diciamo, di quelli sportivi, no? Abbiamo parlato giorni dei runner, eccetera. Capiamo tutti le necessità di muoversi, però, insomma, forse lanciarsi in acqua Si non può fare era. anche palestra, cyclette, Sì, tante sì, altre sì, cose, ma sì, purtroppo sì, sì. andare in giro in bici così in questo momento. Cioè, per quanto a logica, insomma, se io sono in bici, le ruote toccano il pavimento, io non ho nessuno vicino, Sì. insomma, va, si poteva anche far passare, però Oltretutto, abbiamo detto no ed è no. veramente l'uomo più invidiato dagli amanti degli sport acquatici in questa giornata, perché ci sono tutti i vari appassionati di surf, windsurf, eccetera, che stanno scalpitando per poter tornare in acqua. E invece lui sì, un bagnetto se l'è fatto. Va bene, è andata così, è andata così. È Va andata bene, così. detto Va ciò. bene. Paola, è stato bello e lo replichiamo domani alle 17. Va bene, d'accordo. Stiamo decidendo se mantenere le due edizioni o farne una sola. Se avete opinioni, mandatecele, e ascoltiamo volentieri, perché mi rendo conto che, insomma, devo ringraziare Marco per aver liberato la mia voce dalla costrizione della registrazione o comunque della lettura stretta delle notizie. Ma Quindi sì. ditemi un po' se è utile, se non è utile, se lo seguite, insomma, che cosa preferite. Cioè, siamo a Eh sì. Il disposizione per ascoltare il vostro parere. palinsesto lo fate voi che ci ascoltate, quindi. Quantomeno, io almeno penso che ascoltare sia sempre una cosa buona e utile. Sì, Poi. assolutamente. No, infatti, in realtà, in questo momento tutti si stanno anche riscoprendo creatori di contenuti. Questa poi è una cosa che magari la recuperiamo domani. Approfondiamo. Però niente, tutti sono in questi giorni, in questo periodo, delle superstar e fanno un sacco di cose. Quindi, vabbè, ma magari ci avete anche dei consigli per noi per fare qualche cosa di migliore. Va bene, detto ciò, la chiudiamo qui questa puntata. Ci risentiamo domani alle 17, sempre in diretta qui su RKO. Grazie a voi che ci avete Buon ascoltato pomeriggio, buona serata. e grazie Paola, a domani anche a te. Grazie a te, Marco, davvero. Ciao.
Boom, boom, boom.